Il capitano della Spagna Fernán Olivella ha il cuore in tumulto. La notte è dolce, i pensieri si rincorrono, è bello farsi prendere per mano dai sogni. Il Santiago Bernabéu è stipato fino all'inverosimile. I dati ufficiali parlano di 80.000 spettatori, ma il colpo d'occhio è impressionante e chi conosce bene l'impianto sa che gli spagnoli che stanno facendo festa sono più di 120.000. Storie avvolgibili presenta 15 edizioni, 18 paesi ospitanti, decine di campioni di partite e di gesti memorabili. Dalla prima edizione in Francia nel 1960 sono passati 60 anni e il mondo è cambiato. Ma a ricomporre un'identità comune ci pensa il pallone. Sono Furio Zara e con questo podcast vi porto con me alla scoperta delle Euromagie, un viaggio nella storia dei campionati europei di calcio. Las autoridades futbolísticas hacen entrega al capitán de la selección española del trofeo que le acredita como campeón de Europa. Recuerden para siempre este momento histórico. Olivella levanta la Copa de Campeón de Europa con la selección absoluta de fútbol de España. Le Furie Rosse hanno appena vinto la Coppa de la Uni, così chiamata in memoria dell'ideatore del torneo che vede di fronte le migliori nazionali d'Europa. Fernán Olivella tiene le braccia tese, stringe forte la coppa, fa un cenno ai compagni e comincia il giro d'onore. La Spagna ha appena battuto l'Unione Sovietica nella rivincita del Partido Fallido, così lo definirà il grande scrittore uruguaiano Eduardo Galeano. Quella non è una partita normale. Quattro anni prima, nel 1960, Spagna e Unione Sovietica si erano rifiutate di sfidarsi, questioni politiche. Stavolta la partita c'è stata, ha vinto la Spagna 2-1 con i gol di Pereda e Marcelino, che ha replicato il momentaneo pareggio del sovietico Kuchainov. È andata esattamente come aveva immaginato il CT spagnolo, José Villalonga, che prima della partita aveva radunato la squadra, con un bastone aveva disegnato sulla terra un campo da calcio e aveva disposto 11 pietre per rappresentare i giocatori spagnoli e 11 pigne per quelli sovietici. «Voi siete pietre», aveva detto, «e le pietre sono più forti delle pigne». Quella è una Spagna senza stelle. Di Stefano, Puskas, Gento e Del Sol, gli assi del Real Madrid, sono rimasti fuori per scelta di Villalonga. Unica concessione all'estetica, Luisito Suarez, il regista dell'Inter di Herrera, partita alla conquista dell'Italia e dell'Europa. Per il torneo casalingo, il CT Villalonga ha puntato sui gregari, gente forgiata nell'acciaio come Fusé e Rivilla, come La Petra e Iribar, come Capitán Olivella, che ora sta facendo il giro del campo con i suoi compagni. Olivella è felice per la sua gente, ma ha capito che la Spagna non ha vinto solo una partita, ma qualcosa in più. Non è solo calcio, è politica. E questo no, non gli piace. Olivella sa che a prendersi i meriti di quella vittoria ci penserà il dittatore Francisco Franco, il caudillo, abilissimo nello sfruttare l'entusiasmo del popolo per esaltare la propaganda franchista. A 32 anni la bandiera del Barcellona sa che per lui quello è il passo d'addio, ma allo stesso tempo spera che ci sia una nuova generazione di calciatori spagnoli pronta a tenere alto l'onore delle Furie Rosse. Però Olivella si sbaglia. L'ottimismo del vecchio capitano cozza con una realtà che racconta una storia diversa. L'Europeo vinto nel 1964 resterà per tanto tempo l'unico trofeo vinto dalla Spagna. Dovranno passare ancora 44 lunghi anni perché le Furie Rosse tornino a vincere. Più di 4 decenni colmi di delusioni, di occasioni mancate, di rimpianti. Non saranno i figli di Olivella e Fusté, ma i loro nipoti ad alzare un'altra coppa. Such is the magnetism of the European Championships around the world. Might enjoy it even more if there's a goal, and Torres is in here, and Fernando Torres!
Suarez scores for Spain. And what was Jens Lehmann doing? He's broken the barrier. Nel quadriennio che va dal 2008 al 2012, la Spagna domina in lungo e in largo, vincendo due europei consecutivi, quello del 2008 in Austria e Svizzera e quello del 2012 in Polonia e Ucraina. E trionfando anche nella Coppa del Mondo del 2010, organizzata in Sudafrica. È una dittatura anche questa, ma di cifra tecnica e stilistica. Un atto di forza che costringe le migliori nazionali d'Europa a cedere il passo. La Germania, l'Olanda e l'Italia si arrendono allo strapotere delle furie rosse. La Spagna bella e perdente non esiste più. È cresciuta una generazione di campioni. Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, Sergio Ramos, Fabregas, Pujol, Pedro, David Silva, Fernando Torres, Casillas. Giocano un calcio che non si è mai visto, basato su una filosofia prima esistenziale e poi di gioco. La chiamano tiki-taka, suono onomatopeico che rimanda ad una fitta tela di passaggi rapidissimi e rasoterra, tutti orientati alla protezione del pallone. È il marchio di fabbrica del Barcellona di Guardiola che in quegli anni sta rivoluzionando il pianeta calcio. Gli avversari hanno sempre la sensazione di rincorrere qualcosa a vuoto, ora gli spagnoli, ora il pallone, e senza risultati. Una volta al cervello di quella squadra, Xavi, l'ha spiegata così. Ricevo il pallone, lo passo, lo ricevo di nuovo, lo passo ancora e così via. È un calcio leggero, senza spocchia e senza aggressività. È il nuovo canone di una modernità che si rivela d'eccellenza. Un gioco forse estenuante, però polifonico e vincente. Anche a livello di club, con le squadre spagnole, il Barcellona, il Real Madrid, il Siviglia, l'Atletico Madrid, che fanno razzia di coppe, lasciando a bocca asciutta le big degli altri paesi. Champions League, Europa League, Supercoppe, tutto di dominio ispanico, tutto appaltato dalla Spagna. Fa sorridere che il CT del primo europeo, quello del 2008, sia il vecchio Luis Aragonés, un uomo legato ad un calcio antico che da calciatore era soprannominato Zapateros per via dei piedi extra large e non troppo educati a trattare il pallone. Ma Aragonés è anche un uomo intelligente e capisce che quella del tiki-taka è una rivoluzione copernicana e allora lascia che la storia faccia il suo corso. Sarà lui comunque a innescare il ciclo trionfale delle Furie Rosse. A prendere il suo posto sulla panchina della nazionale è il saggio Vicente del Bosque, un signore d'altri tempi che ha capito una cosa fondamentale. Quando hai tra le mani un gruppo così ricco di qualità, l'unica cosa da fare è metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Con Vicente del Bosque la Spagna vince il Mondiale in Sudafrica battendo l'Olanda ai tempi supplementari, gol di Iniesta, e si ripete due anni dopo, ad Euro 2012, rifilando un sonante 4-0 all'Italia. Gli azzurri assistono al tiki-taka della Spagna come si guardano i trucchi di un prestigiatore, senza capirne granché. E il momento più alto della parabola della favolosa Spagna di quegli anni si chiude con un bellissimo gesto del portiere Iker Casillas. Quando si accorge che l'arbitro, sul 4-0 per la Spagna con l'Italia in sofferenza, ha concesso anche qualche minuto di recupero, il portiere gli si avvicina e gli dice che giocare ancora è inutile. Rispetto, dice Casillas. Ci vuole il rispetto per i nostri avversari. Arbitro, fischia alla fine, che può bastare anche così. Sono Furio Zara. Questo podcast è stato prodotto da Storie Avvolgibili. Il testo e le parole sono mie, così come la voce. L'ha incisa Niccolò Ferrari negli studi di Osteria Futurista. Progetto editoriale di Diego Alverà. Immagine e comunicazione di Pensiero Visibile. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storieavvolgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto.
Se ti è piaciuto, puoi cliccare il tasto Segui su Spotify e parlarne agli amici.